che andrà in onda perché entra la par condicio e quindi per 45 giorni non ci rivedremo in trasmissione, perché con le elezioni regionali che ci saranno il 28 e il 29 marzo, per questa legge non posso più parlare in questa trasmissione. Io non la reputo una grande legge, non peraltro, perché sarei d'accordo se in una trasmissione parlassi delle regionali e quindi a questo punto dice sì, ma non c'è un confronto. Ma se io parlassi di altre cose mi sembrerebbe giusto continuare la trasmissione. Non si può. E quindi chiudo la trasmissione, allora, a farlo apposta, parlando di regionali, visto che poi non mi lasciano più parlare, almeno parlo ancora adesso per l'ultima volta, poi ci rivedremo alla fine del mese di marzo. Perché vi voglio parlare di regionali? Perché adesso abbiamo la prova provata di quello che io continuo sempre a dire, che molti di voi hanno capito e apprezzato, perché altrimenti non si spiegherebbe i voti così massicci alle provinciali del 2007 e alle politiche del 2008, per quello che sta per arrivare, cioè le regionali del 2010. E cioè qual è la prova provata? Che quando io dico che la Valsesia va ai valsesiani e che gli altri da Vercelli o da Torino, da dove cavolo vogliono arrivare, vengono qua e ci dicono: noi vi pensiamo, noi vi aiutiamo, noi vi abbiamo fatto questo, quest'altro. Poi, finite le elezioni, li vediamo abbastanza con il binocolo. C'era chi diceva e prometteva: ogni 15 giorni sarò da voi. Se l'ho visto ogni 15 mesi è già un successo. La Presidente della Regione sarà venuta 3 volte in Valsesia, di cui 2 nella sede del PD e anche in qualche cena a casa di qualcuno, di qualche imprenditore valsesiano, in maniera più ristretta. E poi una volta è venuta a Varallo, è venuta a Borgosese a presentare Binotti della sinistra quando c'erano le comunali l'anno scorso. Infatti, meno male che è venuta, che gli ha dato un bel servizio visto che hanno preso il 14%. Però la sostanza è che dico: ma chi sono i candidati valsesiani alle regionali? Allora, Partito della Libertà, Popolo della Libertà, candida 4 vercellesi, 4 su 4 che ne candida, manco uno è valsesiano. Il Partito Democratico candida 2 vercellesi, nessun valsesiano. 4 il Popolo della Libertà, qualcuno si chiederà: ma perché 4 il Popolo della Libertà e 2 il PD? Perché il Popolo della Libertà, nelle elezioni regionali c'è una parte che è la scheda elettorale che voi vedrete quando andrete a votare, e poi c'è una parte che non vedrete, ma che è già stabilita per legge, che si chiama listino, cioè dove ci sono 12 persone segnate che nel caso di vittoria del centrodestra andranno direttamente in consiglio regionale, così come c'è un listino per il centro-sinistra di 12 persone che nel caso di vittoria del centro-sinistra, anzi della sinistra praticamente, andranno queste persone. Cosa hanno fatto Vercelli? 2 le hanno messe in questa lista che non si vede, che se vincono entrano dentro, e 2 corrono. Nel Partito Democratico nel listino non mettono nessuno della provincia di Vercelli e ne mettono 2 a correre, anche questi 2 vercellesi. Noi cosa abbiamo fatto della Lega? Abbiamo messo 2 valsesiani, io e Paolo Tiramani. Perché? Io, come ho già detto nella precedente puntata, potevo starmene lì tranquillo, beato, dire: ma io il mio turno l'ho già fatto con le politiche, perché devo correre ancora? Invece corro perché io spero nella svolta della Regione Piemonte, spero che non ci sia più questa mentalità nefasta che è il torinocentrismo. Pensano sempre a Torino, adesso vogliono fare la cittadella, la città della salute, spendere decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro. E noi qua che chiediamo la rianimazione, 2 posti di rianimazione perché la gente sennò non può essere operata nei casi più delicati, non ce l'hanno data. Chiediamo qualche posto letto in più,
ce li hanno tolti, da 216 siamo passati a 134. Ogni volta che chiedo i numeri continuano a scendere. Non li chiederò più perché tra un po' andremo sotto zero. Da 216 siamo passati a 134. Uno che si vuole operare di cataratta, che è una cosa semplice, non può farlo qua in Valsesia, a Borgosese, deve andare via perché non c'è neanche questo servizio. Così come non ce ne sono tanti altri. Questi sono i dati negativi. Poi ci sono anche quelli positivi, questi sono quelli negativi, anche negativo la riabilitazione. Noi per avere una vera riabilitazione, almeno di un'ora di ginnastica al giorno, si deve andare a Vercelli o a Moncrivello, perché qua non c'è, qua ti danno un quarto d'ora, siccome noi siamo valsesiani, siamo dei pirla, ci danno un quarto d'ora, ma è una cosa normale, ma chi siamo noi, se andiamo a vedere pezzi da piedi, siamo figli di un dio minore. Perché tutto a Vercelli o a Torino. Io mi sono rotto le palle di queste cose qua. Ecco perché scendo in campo. Perché la Valsesia e i valsesiani. Noi bisogna far capire a Torino che esistiamo. Che non siamo solo qui quando ci sono le elezioni. Che noi abbiamo bisogno dei treni che funzionano, non che ce ne hanno tagliati 36 in 15 giorni. E chi deve muoversi, gli studenti, i lavoratori o chi viene per turismo, non trova più niente, sono dei treni da far west una volta ogni tanto, mentre gli altri parlano la freccia rossa, la freccia argento e che ne so io ancora cosa. Ma perché noi dobbiamo essere trattati così? E allora ho detto, e allora corro ancora, perché io voglio difendere il mio territorio, perché i veri valsesiani, non i trans valsesiani, che sono come i trans, che si travestono, per fare poi gli interessi degli altri, e si vede in queste elezioni, candidano esclusivamente gente di Vercelli, neanche uno della Valsesia, né la sinistra, né il Popolo della Libertà. E allora la Lega dice no, noi vogliamo gente della Valsesia, per andare là a picchiare i pugni sul tavolo e portare a casa i risultati, perché con pochi soldi rispetto al budget regionale possiamo avere la rianimazione all'ospedale, possiamo avere la rianimazione all'ospedale, possiamo avere quelli che operano di cataratta senza dover andare in giro, possiamo avere dei treni migliori invece di stare lì in quelle schifezze che ci sono oggi, possiamo avere degli sviluppi di viabilità, di turismo nelle scuole che adesso non abbiamo perché i soldi vanno sempre da altre parti e a noi ci danno le briciole. Ecco perché io mi candido, ecco perché chiedo, dico, anche se uno non è della Lega, ve lo dico chiaro e tondo, vi capisco, perché non tutti la possono pensare alla stessa maniera, ci mancherebbe altro. Ma se fate un discorso di territorio, mi sto rivolgendo a gente che vota a sinistra o che vota comunque il Popolo della Libertà, fate una croce sul simbolo della Lega Nord, perché questo, e se voi volete mettere poi anche il mio nome vi ringrazio pure, cioè scrivete buon anno, perché questo significa votare la Valsesia. Perché poi tutti quelli che verranno qui a fare le promesse, verrà il presidente che non si è visto mai, verrà Tizio, verrà Caio, verranno i candidati, noi faremo e poi passate le elezioni e non si vedono più. Pensiamo per noi, perché non ci farà mai nessuno gli interessi, mai nessuno. E le cose sono cambiate un po' in provincia da quando abbiamo il gruppo valsesiano, che siamo riusciti a portare un po' più di soldi, avere un po' più di dignità. E in regione Piemonte purtroppo queste cose non ci sono da decenni, perché non abbiamo un valsesiano a Torino e noi dobbiamo andare là a picchiare i pugni, perché la regione Piemonte ci vede come un problema. Io quando devo chiedere qualcosa mi sembra che vado col cappello in mano. A Roma che cosa abbiamo fatto? Stiamo facendo venire qua i ministri, stiamo risolvendo il problema del tribunale, stiamo risolvendo il problema che riguarda il turismo, perché arriverà tra poco anche il ministro del turismo. Abbiamo risolto il problema con la questione dei vigili del fuoco che rischiava di chiudere. È venuto il ministro Maroni. Ci sono delle cose importanti che si stanno cercando di fare, ma ci manca Torino. E Torino con la regione è fondamentale. Noi per loro siamo delle pezze da piedi. Sul Sacromonte hanno fatto una legge per portarcelo via. Una legge per portarcelo via, non lo possono portare via fisicamente, perché sennò metterebbero le ruote, ma hanno privilegiato un Sacromonte che rispetto a Sacromonte di Varallo è una briciola che Crea, e danno tutto quello che sono i Sacrimonti a Crea e il Sacromonte di Varallo gli danno quattro cocomere e un peperone, ma si può? Questo è deciso a Torino, dalla sinistra. Allora a chi vota anche a sinistra? Chiedo, ma cercate di capire sul territorio,
Fate uno sforzo, fate quello che volete, ma io vi sto parlando di territorio. Che sia la Lega, ma in questo caso siamo solo noi che candidiamo dei valsesiani, solo noi. Poi magari ci sarà qualche partitino che metterà un valsesiano, ma non avrà possibilità zero di uscire, perché è impossibile. I partiti più grossi hanno messo tutta gente di Vercelli. Ci domanderemo.